Questo modulo in particolare, lo leggete alle nostre spalle, è dedicato tutto alla progettazione sociale, nel sociale, quindi un modulo base alla portata di tutti per cominciare a entrare nei meccanismi non troppo complessi a dire il vero, ma interessantissimi e molto concreti, che ci possono veramente aiutare a far svoltare le nostre associazioni di terzo settore, le nostre organizzazioni cooperative o quant'altro, addirittura a trasformare in alcuni casi un gruppo informale in qualcos'altro, in qualcosa di più formale. Allora, abbiamo pensato di chiamare da Roma uno dei massimi esponenti nazionali di progettazione sociale, il presidente troppo nazionale buono dell'Associazione dei Progettisti per il Sociale, APIS, Antonio Finanzia Gro. E qui ci vorrebbe un applauso. Grazie. Facciamo presentare le colleghe. Il senso di questo modulo è legato a quelli precedenti, perché noi pensavamo, abbiamo imparato qualcosa, eravamo verso fine settembre, sulle tematiche che riguardavano come si fa team building, come si costruisce un gruppo di terzo settore del privato sociale, quindi no profit, come si fa a legare l'amalgama, come funziona tra tre persone che sono magari tre amici al bar e devono trasformarsi in un gruppo che deve imparare a lavorare con obiettivi e su progetti. L'abbiamo visto con Valerio Luterotti, che a grande richiesta tornerà la settimana prossima a Taranto nell'altro corso di formazione, il 14 e il 15 ed è imperdibile anche questo nuovo modulo che faremo lì con un altro laboratorio dal basso. Poi abbiamo parlato qualcosa di più, i moduli propedeutici di questo laboratorio dal basso sullo stress. Quindi abbiamo pensato di invitare il migliore, Carlo Prunetti, da Parma, che è docente ordinario di psicologia clinica, quindi proprio su queste tematiche ci siamo soffermati, insomma, chi c'era l'ha visto, chi in streaming l'ha seguito, ha visto che cos'era il contenuto di quel modulo. L'abbiamo approfondito ulteriormente specificando lo stress da lavoro precario e da lavoro correlato, e quindi quello l'abbiamo visto due fine settimana fa. E adesso però, una volta abbiamo imparato a fare tutte queste belle cose, abbiamo capito qualcosa in più sullo stress, ci siamo anche ascoltati, abbiamo poi imparato a capire qualcosa meglio di noi stessi, ora è il momento di traslare tutto quanto in cose molto concrete. E questo è l'argomento di questo modulo. Quindi veramente occhi e orecchie aperti, block notes in mano. Io però concludo dando la parola e ringraziando il gruppo che è stato capofila ed è Ascolto e Aiuto. Ecco, se non ci fosse stata la buona volontà, la capacità anche progettuale di questa associazione crispianese, Ascolto e Aiuto, non staremmo qua oggi, non ci sarebbero persone in streaming che salutiamo naturalmente tutti quanti da qui. Quindi vorrei invitare la presidente di Ascolto e Aiuto, l'avvocato Annalisa Montanaro. Salve, allora salve a tutti, sono la presidente di questa associazione, sono molto onorata di aver organizzato, di aver contribuito con la mia associazione ad organizzare questo corso. L'intento era quello di offrire a tutti uno strumento valido al fine di potenziare le associazioni presenti sul territorio, potenziare e rendere qualitativamente migliori, perché è questo che stiamo cercando di fare, quello di offrire sia strumenti che consentano di operare a livello pratico, sia strumenti che ci consentano un accrescimento a livello proprio di preparazione, quindi che ci consentano di superare certi limiti che ci vengono imposti dal territorio, o limiti che comunque ci costruiamo a volte anche soli. Penso che questo corso sia andato abbastanza bene. Sono soddisfatta personalmente sia della partecipazione sia dei docenti che abbiamo ospitato sino a questo momento, e non ultimo quello che andremo ad ospitare, che cominciamo oggi. Penso che l'intento sia stato perfettamente centrato e raggiunto. Penso che questa sia anche la prima di una lunga serie, cioè mi auguro che questi eventi si possano ripetere. Ovviamente in ambiti e settori diversi, possiamo spaziare perché ci è consentito. Una cosa che voglio dire, per me molto importante, è una frase che il primo docente, Valerio Luterotti, ha detto qui davanti a tutti, ha detto: ci sono delle persone in questa terra che hanno delle grandi capacità. Queste persone devono rimanere qui, devono lavorare per il territorio e devono riuscire a far emergere le potenzialità che non devono essere più nascoste, perché non è bello sentirsi dire avete grandi potenzialità che devono effettivamente essere messe in pratica, e quindi valorizzare tutto, il territorio, i giovani, offrire nuove possibilità e offrire nuovi spunti.
Io ringrazio tutti quanti e vi auguro buona continuazione col professore. Niente, a dopo. Allora, io chiederei direttamente a Antonio Finanziagro di presentarsi brevemente e poi subito la parola a lui. Grazie. Allora, sì, due rapide battute di introduzione. Non sono il massimo esperto in Italia di progettazione sociale, anche per un dato anagrafico. Ritengo di essere un collega, e questo è un po' lo stile che come Associazione Italiana Progettisti Sociali ci diamo, un collega in mezzo ad altri colleghi che ha la caratteristica di avere cominciato da un po' di tempo a fare riflessioni sulle proprie pratiche professionali. Io non vi conosco, diciamo, per il tipo di setting d'aula che vede molte persone connesse in streaming, non facciamo un giro d'aula come normalmente viceversa faccio per accogliere un po' le esperienze, conoscere i vostri profili. Magari lo facciamo in un momento in cui non c'è lo streaming, per non annoiare chi è collegato a distanza, però presuppongo che molti di voi ci siano già cimentati con esperienze di progettazione, molti di voi avranno già affrontato un formulario. Bene, la mia esperienza questa è comune alla vostra. Ho cominciato 13 anni fa a occuparmi di progettazione, cioè essenzialmente era nella mia organizzazione l'uomo di penna, quello che teneva un po' meglio la penna in mano, che aveva più dimestichezza col testo, e quindi ho cominciato a misurarmi, a sperimentarmi con questo tipo di pratiche. Nel tempo ho sentito quanto restrittiva era la definizione in cui a volte la progettazione sociale è ingabbiata, per cui il progettista altro non sarebbe che un compilatore di formulari altrove concepiti. E quindi ho cominciato un po' ad approfondire questa materia, ho fatto un master e soprattutto ho avuto la fortuna di incontrare tanti colleghi del mio comparto. Io nasco nella cooperazione sociale, quindi colleghi di altre cooperative sociali, colleghi di altre organizzazioni del terzo settore e colleghi di altri distretti che non fossero del terzo settore. Cioè, vale a dire, colleghi del Project Management Institute, che è l'organizzazione mondiale di coordinamento, una comunità di pratiche mondiale dei project manager, cioè di coloro che adottano molte delle discipline che poi noi abbiamo a volte inconsapevolmente importato nelle nostre strutture logiche di progettazione dal mondo, viceversa, della pianificazione di impresa e della gestione per progetti all'interno delle medio-grandi aziende. Ecco, sono stati questi incontri poi in qualche modo a fecondare una riflessione e a portare me, ma un po' l'organizzazione che qui rappresento, l'associazione che rappresento, a una maggiore formalizzazione e a una, come dire, sedimentazione di consapevolezze circa il significato vero del lavoro, a volte umile, a volte appassionante. Io ritengo sempre utile che giorno per giorno facciamo. Il senso ultimo di questi due giorni che mi do e che consegno a voi è di costruire insieme delle consapevolezze sul lavoro che svolgiamo. Dentro queste consapevolezze andremo a costruire anche competenze specifiche, conoscenze teoriche, cercheremo di familiarizzarci con alcuni dei modelli teorici fondamentali che hanno attivato la progettazione sociale. E questo, come dire, a titolo di preambolo. Adesso vi espongo un po' il menù di questi due giorni. Innanzitutto complimenti a chi tra voi ha, immagino, rabbiosamente strappato una giornata alla formazione dalle attività che incalzano sempre. Ancora più complimenti a chi titanicamente arriverà alla fine di queste 20 ore, cioè arriverà alla giornata di mercoledì. Non so quanti di voi potranno assicurare la frequenza per tutte e tre le giornate. Personalmente abbiamo concepito questo percorso come un percorso unitario. Quindi, cosa faremo? Oggi ci occuperemo essenzialmente di ideazione progettuale, cioè di formulazione, di ideazione e di strutturazione logica del nostro intervento. Domani ci occuperemo soprattutto di pianificazione e controllo del progetto, come strutturare un adeguato piano progettuale, coerente, congruente nei tempi, governabile. E l'ultimo giorno si parla, io intanto mi abbandonerò un po' di vernacolo, se parla dei soldi. L'ultimo giorno si parla dei soldi, cioè parleremo del budgeting, di come si costruisce un piano finanziario un po' al di là delle richieste che normalmente ci pervengono, dei formulari con cui ci misuriamo.
Il mio scopo è strapparvi al formulario, farvi capire che il formulario è un adempimento di secondo ordine, niente affatto essenziale. Il mio scopo è emanciparvi in qualche modo dal formulario, farvi cogliere con un pizzico di presunzione, lo dico, quante volte i formulari siano anche mal concepiti, e rendercene liberi. Capire che la ideazione progettuale poi si travasa in qualunque formulario dobbiamo affrontare, che sia del piccolo ente locale, che sia, come dire, della misura dello strumento finanziario europeo. In realtà la compilazione progettuale è un momento secondo, anzi terzo. Prima viene un'adeguata ideazione, prima viene un'adeguata pianificazione e poi viene una progettazione finanziaria del nostro intervento. Solo a quel punto affrontiamo il formulario. E veniamo alla giornata di oggi. Io vi ho anticipato un pochettino i temi. Oggi ci introduciamo a, come definirli, un po' la squadra e il compasso del progettista. Questi strumenti logici sono un po' la squadra e il compasso del nostro lavoro. L'albero dei problemi, l'approccio del quadro logico, la mappa degli stakeholder, costruire una adeguata mappa degli stakeholder nel nostro intervento, i principali indicatori statistici, questo è un allegato del percorso che oggi facciamo, che possiamo impiegare nel descrivere i contesti di intervento in cui desideriamo intervenire. Mi perdonerete, ogni tanto mi abbandonerò oltre che al vernacolo romano anche a qualche anglicismo di troppo. A me non piacciono gli anglicismi, a volte siamo un po' obbligati a farlo perché c'è ormai una coinè linguistica legata al fatto che in fondo la progettazione sociale nasce come estensione al terzo settore del project management. Il project management, lo diceva la parola, è essenzialmente una pratica dei mondi anglosassoni. E ci prenderemo anche un po' il lusso di, come dire, assumere questi strumenti e criticarli per il giusto, perché poi certo eccesso deterministico che negli strumenti della progettazione viene impiegato va assunto per quel tanto che ci serve, ma contestato nei suoi, come dire, eccessi imperialistici. E cominciamo. Io in realtà vorrei cominciare, questo proviamo a coordinarlo, che di cosa parleremo ce lo siamo detti, che cosa avremo appreso alla fine di questa giornata, a utilizzare quindi strumenti logici per la scomposizione di un contesto per cause ed effetti primari e a indirizzare coerentemente gli obiettivi e le finalità e i risultati di un intervento sociale. Oggi ci occuperemo di lettura dei nostri contesti, perché la nostra ideazione progettuale è sempre figlia di un'efficace e di un'adeguata lettura del nostro contesto di intervento. Impareremo a strutturare l'ideazione di un progetto mediante una matrice logica, il quadro logico, che prima vi nominavo, che in inglese è Logical Framework Approach, l'approccio del quadro logico. È una matrice di generazione progettuale, di ideazione, e alla fine avremo appreso ad analizzare e definire la rete dei portatori di interesse, cioè gli stakeholder, che in inglese significa coloro che portano un pezzo, tecnicamente sarebbero gli azionisti, coloro che detengono un ruolo rilevante nell'attuazione del nostro progetto, o perché sono parte direttamente in causa, o perché sono indirettamente toccati dalla nostra iniziativa. E impareremo un pochettino a capire come il nostro intervento è per definizione in una logica di rete, lo è sempre. Anche quando è condotto nel modo più autoreferente possibile, noi possiamo ignorare che ci sono degli stakeholder, la verità è che quel contesto esterno esercita una pressione, pressione che noi possiamo governare e quindi dirottare verso i nostri obiettivi, o che viceversa possiamo decidere di non governare e quindi diventa una specie di variabile impazzita, di coefficiente di rischio addirittura in alcuni casi, rispetto al raggiungimento dei miei risultati e dei miei obiettivi. Questo è quello che io mi aspetto alla fine di questa giornata avremo fatto. Però adesso, con un po' di pazienza per i colleghi collegati in streaming, io vorrei partire un po' da voi. Cioè vorrei con voi costruirmi un'adeguata definizione di cos'è un progetto sociale. E quindi magari, se mi arriva il microfono, ce lo passiamo, mi metto un po' io al servizio, e vorrei che qualcuno coraggiosamente cominciasse a avanzare una propria definizione e proviamo a costruircela insieme. Ecco, da un punto di vista di metodologia ed aula, interrompetemi in qualunque momento, qualche passaggio potrebbe essere un po' celebrale,
me ne rendo conto. Quindi se qualche concetto vi è oscuro, avete bisogno di integrare, di domandare, fatelo in qualunque momento, l'unica accortezza è utilizzare sempre il microfono. Parola a voi, chi vuole abbozzare una sua prima definizione? È come avere davanti un blocco di marmo, proviamo a dare qualche scalpellata per dare una forma. Prego. Grazie. Il nome? Io sono Angela e sono un po' senza voce perché sono raffreddata. Angela. E io ho fatto altri progetti però e anche in altri corsi, credo che il primo passaggio, come dicevi, sia in qualche modo che cosa manca nel mio territorio. Mm-hmm. Penso che sia il passaggio fondamentale, no? Quindi prima una ricerca delle difficoltà del territorio. Però Angela, la domanda che facevo è precisa, cioè che cos'è? Pensare se è un progetto delle sociale? Ipotesi, che cos'è progettare per me è immaginare delle ipotesi di servizi che possono rispondere alle esigenze del territorio. Ok. Immaginare, ipotizzare. Formulare delle soluzioni, sì, diciamo. Sì. Grazie. Per me è costruire un percorso. Grazie. Io sono Maria Grazia. Costruire un percorso, una mappa. Costruire una mappa. Magari prendo qualche appunto mentre Aldo ci può dare una mano, passa il microfono. Io credo che siano invece delle idee che nascono all'interno di ognuno di noi e quindi cerchiamo di buttar giù qualcosa che sia oltre l'idea, cioè metterla in pratica. Anna. Pronto? Per me è dare Donatella, dare forma e concretezza a un pensiero. Ok, altre proposte? No? Vabbè. Forse è un po' futurista rispetto a quello che stiamo scrivendo. Io sono Loredana. È importante creare l'interrelazione, la connessione fra la realtà sociale e il progettista e tutto quello che comprende il territorio. Cioè, riuscire a creare appunto interrelazione, connessione fra le esigenze, fra una visibilità di risorse, di criticità, di sorta di progettazione. Prima di tutto facendo un monitoraggio del territorio e con le persone, con una cittadinanza diciamo attiva del territorio, per andare poi a strutturarsi meglio, perché laddove c'è già una richiesta o un'esigenza riesci a strutturare meglio e non essere presuntuoso nel dire tu hai bisogno di, ma dimmi di cosa hai bisogno, vediamo come andarlo ad attivare. Ok, Loredana, ti va bene come sintesi creare interrelazioni comunitarie, multilivello? Chiudiamo il briefing. Ma naturalmente da persone che si occupano di progettazione avete detto cose vere. Indubbiamente un progetto è ideare soluzioni rispetto a un problema rilevato. Indubbiamente un progetto è una mappa logica, cioè una relazione di componenti tra loro interrelate a livello multifattoriale, è una connessione tra i diversi elementi, tempi, costi, azioni, risorse economiche, capacità professionali. Indubbiamente il progetto non è un pensiero astratto, ma è un pensiero in azione. Il progetto è soprattutto una pragmatica di intervento, quindi è poco letterario ed è viceversa molto orientato a una trasformazione, a una dinamica. Indubbiamente un progetto è dare forma e concretezza a un pensiero, siamo sulla stessa riga, c'è un'estetica anche della progettazione che trova una sua forma, è il desiderio di fatto che mette in movimento il progetto, ma il progetto è la forma che quel desiderio assume, la forma molto pragmatica. E un progetto per definizione è anche un nodo di relazioni comunitarie che convergono
su una proposta di intervento. Tutto questo è vero. Il punto è che è anche ancora, mi sembra, abbastanza generale. Cioè, queste cose che dite sono forse vere per molti altri ambiti di intervento, mentre la progettazione e il progetto è una sottospecie di una famiglia molto vasta, che è quella degli interventi sociali. Allora, a me sta a cuore, anzitutto, muovere per generi sommi e differenze specifiche, cercando di cogliere ciò che è la differenza specifica del progetto, che è una cosa particolare, individuale, diversa da altre modalità. Questo che dite è vero, per esempio, per delle politiche sociali. Cosa sono delle politiche sociali? Sono delle soluzioni, sono delle mappe. È vero per dei servizi. Adesso non voglio subito fare il pilota sulla differenza tra progetto e servizio, ma sarà, vedrete, uno dei punti su cui tra brevissimo torneremo. Io vi propongo quest'altra definizione, più analitica. Cos'è un progetto? Anzitutto, un progetto è una scomposizione, un lavoro di analisi, di scomposizione di un determinato contesto e di un determinato intervento in elementi finiti, in elementi più ristretti, più contenuti. Analizzo un contesto, comincio a individuarne i macro problemi e comincio a scomporre quel problema in cause ed effetti. Il mio progetto di intervento in realtà è un flusso di attività spesso sottoscomposte in azioni più brevi, più minute. Quindi la prima dimensione del progetto è la sua analiticità. Un progetto è l'istituzione di nessi logici. Da questo punto di vista ha ragione la collega che dice che il progetto in fondo è una mappa. Perché? Perché per definizione costruire un progetto di intervento significa definire essenzialmente i nessi di causa ed effetto. Se allora c'è un algoritmo fondamentale della progettazione che è il se allora. Se modifico questo setting, se modifico questo contesto, allora otterrò questo risultato. Un progetto è sempre per definizione un flusso temporale di attività. Cioè qualcosa che si dipana in un preciso arco temporale, cioè ha un inizio e ha una fine, entro la quale deve produrre risultati misurabili. Forse questa, da un punto di vista molto pragmatico, è la definizione più calzante. Questi elementi coeriscono tra di loro costituendo una totalità. Allora, il progetto ha un suo primo requisito fondamentale, che è la coerenza. Un progetto per definizione deve essere consistente, deve essere coerente. Qualunque valutatore dovrà farsi un'idea dei vostri progetti, uno dei primi indicatori che applicherà, uno dei primi criteri di valutazione che applicherà è quanto la vostra proposta è nel complesso coerente. Cioè quanto, per esempio, la vostra analisi di contesto corrisponde alla proposta di intervento che realizzate. Che cos'è in ambito sociale in definitiva un progetto? Un progetto è un flusso di attività che ha un tempo di inizio T con zero e un tempo di conclusione che potrebbe essere il 12° mese, potrebbe essere il 24° mese, potrebbe essere il 6° mese. In ciascuna delle sue fasi temporali sono allocate determinate risorse economiche, professionali, comunitarie, teso a produrre un cambiamento. Allora è essenziale compenetrarsi dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista di progettisti sociali, di questa definizione, che per noi deve essere una specie di, come dire, stella polare, di veramente punto di riferimento. Un progetto è un flusso temporale di azioni orientate a produrre nel nostro contesto un cambiamento, cioè ad alterare quella realtà su cui interviene, naturalmente alterarla in positivo. E qui vengo alla prima, alla madre di tutte le distinzioni, credo molto rilevante. Un progetto per definizione non è un servizio. Molti dei guai, come dire, dei guai in cui noi ci ficchiamo e in cui siamo molto aiutati a ficcarci, anche dalle amministrazioni che fanno da committenti delle nostre proposte, vengono da questa confusione, purtroppo piuttosto generalizzata, tra progetto e servizio. Un progetto è
la concentrazione di risorse professionali, comunitarie, finanziarie su un contesto specifico che ha l'ambizione di alterare quel contesto come se fosse un controfattuale, no? Noi potremmo misurare la situazione al tempo T con zero prima che il progetto si sia attivato e al tempo T finale, cioè al tempo in cui il progetto si conclude, e misurare la realtà secondo degli indicatori che abbiamo eletto per leggerla, come se fosse un controfattuale, cioè deve essere apprezzabilmente modificato il mio contesto dopo che ho fatto il mio intervento. Questa è una cosa completamente diversa da un servizio. Perché cos'è un servizio? Un servizio è una routine di attività tesa a rispondere a dei bisogni per definizione non estinguibili, per definizione stabili o cronici. Un ospedale, ecco, diciamo che prendiamo l'ospedale. L'ospedale è un servizio. All'interno dell'ospedale, che è un servizio, cioè risponde a bisogni di salute che per definizione si ripetono negli anni, con alterazioni, con differenze, ma si ripetono, non abbiamo ancora trovato una soluzione di fatto al bisogno di cure che sempre abbiamo, è pur vero che dentro l'ospedale poi c'è il ricovero. Il ricovero è un progetto. Io entro, ho un tempo di ricovero definito, entro con una caratteristica che deve essere contenuta, risolta, attenuata, mitigata, ed esco avendo risolto quel problema. Verosimilmente io non dovrei poi tornare in ospedale, per banalizzare estremamente il concetto. Molti dei nostri progetti sono spesso dei servizi mascherati, cioè li proponiamo e ci vengono richiesti come degli start-up di cicli di attività che in realtà eccedono molto il tempo del progetto. Se io faccio un esempio che magari molti di voi hanno vicino, presento un progetto per una casa famiglia, devo avere molto ben chiaro che cosa sto proponendo. Sto proponendo uno start-up di un'attività che avrà poi un suo provider finanziario ben individuato e di cui è già raccolto il consenso? O sto proponendo semplicemente che mi venga finanziata la gestione di un servizio per 12 mesi, dopo la quale è notte fonda? Non è colpa nostra se spesso contrabbandiamo servizi per progetti e progetti per servizi. È che il progetto è stato assolutizzato. Perché è stato assolutizzato? Perché è stato assunto anche nel lessico amministrativo come, strumento buono e chiave buona per aprire tutte le porte? Perché semplifica molto le cose da un punto di vista di impegni e di spesa. Io alloco delle risorse per un periodo, un ciclo di leggibilità dei costi, cioè una fase temporale ben precisa. Non mi accollo degli oneri finanziari aperti all'indefinito, indefinitivamente, distesi in avanti. Però dobbiamo sapere che sono cose ben distinte e diverse. Allora, la prima fondamentale differenza che vorrei condividere con voi è esattamente questa. Un progetto è un flusso di attività articolate tese a produrre dei cambiamenti desiderati rispetto al nostro contesto. Domande, osservazioni? Prego. Sì. Quindi può essere, cioè un progetto al limite può essere un'azione preliminare in qualche modo in un territorio per capire se poi possono cambiare le situazioni reali a cui erogare il servizio. Sì, noi nel corso della mattinata faremo molti esempi e credo che questo un po' ci aiuterà. Siamo ancora su un piano un po' astratto, però cominciamo a fare qualche esempio. Allora, è un progetto che io, per esempio, presenti un'iniziativa per realizzare e attivare una casa famiglia. Può essere legittimamente un progetto di start-up per una casa famiglia per minori, per adolescenti a rischio, piuttosto che per persone con disabilità. Il mio progetto prevederà, per esempio, essenzialmente cosa? La realizzazione degli investimenti materiali e immateriali. Quindi o l'acquisto della struttura o la ristrutturazione di una struttura, la formazione del personale, la costituzione di un'equipe, il rogito e la costituzione di una nuova cooperativa sociale che possa essere l'ente gestore. Sono tutte azioni preliminari che hanno naturalmente un'utilità pluriennale, no? Sono elementi preliminari, condizio sine qua non, perché io poi possa realizzare quel tipo di servizio che non ha un termine
definito. C'è naturalmente una condizione perché questo startup stia logicamente in piedi, che poi gli oneri gestionali che quel servizio produrrà possano essere coperti da qualcuno. Allora, un elemento essenziale in un progetto di startup è che è il famoso tema della sostenibilità, a cui oggi tutte le fondazioni sono sempre più affezionate, naturalmente, dal loro punto di vista. Una delle condizioni degli assunti, diciamo, iniziali di progetto è che io avrò stipulato degli accordi con le mie amministrazioni, con le amministrazioni competenti su quel tipo di servizio, perché possano stipulare una convenzione, perché almeno, ne parlavo ieri con Aldo, perché almeno si gettino le condizioni di un'interlocuzione. Altrimenti cosa avrò fatto io? Avrò impiantato un complesso di investimenti che non ha nessuna garanzia di tradursi in servizi reali, e non c'è niente di peggio in un contesto che offrire dei servizi e ritirarli dopo pochi mesi. Questo veramente strappa delle logiche comunitarie, perché magari finché non c'erano quei servizi naturalmente non si stava bene, però supplivano delle reti comunitarie, delle forme di solidarietà orizzontale. Io di fatto elimino quelle reti lì, sostituisco con un servizio che sottraggo dopo pochi mesi. Non ho risolto nessun problema, ho creato un danno. Questo è molto comune, io mi occupo parecchio di cooperazione allo sviluppo, è uno dei temi costanti della cooperazione allo sviluppo. Vado in Tanzania e costruisco un bell'ospedale, straordinario. Poi chi garantisce la gestione di questo ospedale? Chi garantisce la gestione delle scuole? Chi garantisce la gestione dei servizi sanitari? E via discorrendo. Chi garantisce gli stipendi dei cooperanti, degli operatori, del personale locale? E via dicendo. Sono queste le domande fondamentali che non devono essere paralizzanti, intendiamoci. Servono ad avere quel minimo di igiene logica e mentale per capire che strumenti stiamo utilizzando, per capire se il nostro è un progetto di startup che sta in piedi o che non sta in piedi. Poi magari lo presentiamo comunque, però dobbiamo saperlo che chi ha delle carenze logiche oggettive. E che il nostro vero risultato non è tanto fare lo startup, ma è, mentre facciamo lo startup, garantire le condizioni di durata nel tempo del servizio. Bene, veniamo un po' all'approccio del quadro logico. Vi dicevo che il quadro logico, su cui oggi ci intratterremo non poco, è uno strumento di azione fondamentale. Il quadro logico assicura la pertinenza nel nostro progetto. I progetti hanno essenzialmente quattro indicatori di qualità progettuale. C'è un indicatore di efficacia. Un progetto è efficace nella misura in cui indirizza bene i problemi di partenza e riesce a risolverli. Se il mio progetto è per contenere, mitigare, ridurre la dispersione scolastica in una determinata scuola del mio territorio, il mio progetto è efficace se effettivamente al termine del mio intervento la dispersione si è ridotta dal 7% al 5%, o addirittura è efficacissimo se l'ho ridotta all'1%. Questo è un primo indicatore. Un secondo indicatore è l'efficienza. Un progetto è efficiente se c'è un buon bilanciamento tra risultati ottenuti e risorse investite. Se io per ottenere una riduzione del 3% di dispersione scolastica in una scuola che conta 200 alunni, in cui i beneficiari finali sono, cioè i bambini che di fatto vivono esperienze di dispersione, di distacco dalla scuola, sono una ventina, per fare questo impiego 400.000 euro e un'equipe di 30 psicologi, il mio progetto magari è stato molto efficace ma poco efficiente. Un terzo indicatore è la pertinenza. Il mio progetto è pertinente se le attività che io realizzo ingranano con l'analisi che ho fatto del contesto, cioè con le cause che ho individuato del problema. E fondamentalmente noi questa mattina ragioneremo di questo. Allora, il quadro logico mi aiuta molto a garantire la pertinenza del mio intervento. Che cosa significa? Significa che definite le cause del problema che ho individuato, le mie attività si convergeranno, si concentreranno sul contrasto di quelle cause. Quindi aggrediranno un po' la matrice causativa. A volte addirittura aggrediranno più le cause che non il problema stesso. Torniamo all'esempio della dispersione scolastica. Io ho constatato, io parlo da romano, nel mio quartiere periferico di Torbella Monaca c'è una fortissima dispersione scolastica perché ogni 3x2 spostano i campi nomadi.
ha preso questa, i campi nomadi. A Roma c'è stata una fase in cui andava molto di moda una volta al mese prendere e spostare i campi nomadi. Giustamente, per rendere. Quindi cos'è che mancava? Perché c'era molta dispersione? C'era molta dispersione tra le molte ragioni, anche perché c'era discontinuità di relazione didattica. Cioè vuol dire un bambino comincia una scuola, poi viene spostato in un'altra, già diciamo che non è che nel codice culturale c'è una particolare affezione alla frequenza scolastica, in più questo è un fattore sicuramente non facilitante. Allora io dirò, ma perché c'è dispersione? E individuerò due, tre cause. Potrebbe esserci la carenza di una continuità, potrebbe esserci dei fattori ostacolanti di natura culturale e dentro il singolo campo nomadi e dentro la scuola, potrebbe esserci una carenza di competenze nello staff didattico, nel collegio dei docenti. Io sceglierò, perché il progetto fondamentalmente è una scelta, su questo insisteremo un pochettino, il progetto è per definizione l'impiego di risorse scarse. Siamo sempre in un paradigma di risorse scarse, sia di tipo economico che di tipo professionale che di tipo temporale. Dunque il progetto impone sempre che inizialmente si facciano delle scelte e si concentri la nostra fievole arma, le nostre poche risorse e capacità, su un problema, su una causa. E quindi magari il mio progetto è per contrastare la dispersione scolastica, ma nei fatti sarà per garantire un aumento delle competenze nel collegio dei docenti o per fare un lavoro di sensibilizzazione dentro la comunità. Concentrerò moltissimo su quel tipo di causa. Allora, il quadro logico, su cui oggi ci intratterremo, su cui faremo un po' di esercitazione insieme quando staccheremo, lo dico per i colleghi in streaming, staccheremo la connessione video audio, è lo strumento che ci aiuta a garantire questa pertinenza, cioè è una matrice. Tra un pochino lo vediamo. Quando utilizziamo il quadro logico? Il quadro logico in fase di disegno progettuale, adesso siamo nella fase del disegno progettuale, poi vedrete che domani parleremo non soltanto di pianificazione ma anche di gestione, perché è un po' un pallino nostro. Il progettista sociale non è un esperto di disegno di progetto, non è neanche un compilatore di formulari, è uno che si occupa di disegno e realizzazione e controllo e a volte anche valutazione dell'intervento. Però adesso siamo nella fase del disegno progettuale, della prima definizione. Allora noi lo usiamo nella primissima fase di analisi, il quadro logico lo si utilizza tendenzialmente in gruppo, è uno strumento di brainstorming in definitiva. Io qualche volta l'ho utilizzato anche con dei bambini delle elementari, quindi è in realtà estremamente semplice. E lo utilizziamo poi nella fase di progettazione, quando cioè entriamo in una fase effettivamente di formulazione reale del nostro intervento. In verità il quadro logico noi lo utilizziamo anche in fase di gestione come strumento di monitoraggio, ma di questo magari parliamo meglio domani. E, sempre per i colleghi in streaming, adesso sono le 10:30. Io direi che facciamo una pausa verso le 11:15, 11:30? 11? Anche 11. Abbiamo iniziato un po' in ritardo, quindi magari almeno una mezz'ora andiamo avanti. Da dove partire quindi? Allora, diciamo che il primum movens della progettazione, il motore primo, è l'analisi di contesto. Qui ci giochiamo le nostre competenze di lettura. Ecco, faccio anche un'altra piccola parentesi. Chi è il progettista sociale da un punto di vista curriculare? Che cavolo di professione ha il progettista sociale? È una partitaccia questa, perché il progettista sociale si occupa, anzitutto si misura con situazioni di volta in volta diverse, cioè con agilità si sposta dal setting di intervento sui minori, poi magari gli capita di occuparsi di persone con disabilità, poi magari gli capita di occuparsi di progetti prettamente e tecnicamente comunitari. E questi progetti di cosa si occupa? Si occupa un po' di tutto, fa il disegno di intervento dove mette in gioco competenze essenzialmente sociologiche, poi fa una... Prego. Quindi meglio se è uno staff. Meglio se è uno staff, sicuramente sì, meglio se il progettista è un operatore di rete, cioè se è una persona capace di essenzialmente mettere insieme le competenze, cioè meglio se il progettista della proposta che noi facciamo è fondamentalmente un metodologo.
progettista non può essere un esperto di tutto, ma è sicuramente una persona con competenze abbastanza eclettiche, capace di misurarsi con ambiti disciplinari diversi. È uno capace di realizzare curve d'apprendimento rapide, per ovvie ragioni, perché a volte in un mese bisogna sviluppare competenze su un contesto nuovo, ma deve possedere molto bene questi strumenti, perché lui essenzialmente è un metodologo. Cioè, mi viene in mente l'ingegnere gestionale. Bravo, l'ingegnere gestionale è un esperto di pianificazione, cioè il metodologo della pianificazione. Poi si occuperà di ICT, si occuperà di trivellazione, di estrazioni, si occuperà di telecomunicazioni, però lui utilizzerà sempre le stesse griglie logiche, cioè un Gantt è un Gantt, un percorso critico è un percorso critico, ne parleremo domani. Il microfono, giusto, chiediamo scusa. Diceva il collega, perché è in streaming, che il progettista è un metodologo, così come sono metodologi gli ingegneri gestionali, che essenzialmente si occupano di proceduralizzare le attività, si occupano molto di project management, tipicamente gli ingegneri gestionali. Scusami, ti ridò la parola. No, era questo. Ok. Sì, è una figura analoga, diciamo che il progettista finisce anche per possedere alcune delle competenze dell'ingegneria gestionale. Domani questo faremo, essenzialmente lavoreremo sulla pianificazione. Tieni il microfono in mano. Voglio dire, anche se comunque c'è molto anche di gestione di modelli progettuali, tipo algoritmi di progetto, cioè, non voglio essere troppo tecnico, però comunque credo che sia questo, o no, o sbaglio? Sì, diciamo che nel formato dei nostri interventi il livello di complessità a volte è un po' inferiore, però non è detto. Se stai realizzando, come a me capita, un progetto triennale di cooperazione allo sviluppo, tu hai un livello di complessità molto elevato, paragonabile al livello di complessità di altri processi, aziendali. Si utilizzano delle procedure, poi domani ne parleremo, insomma. Tu ti occupi di ingegneria gestionale? Informatica. Domani parleremo di tempi di Slack, di queste cose qui. Va bene. Non impallare la camera? Ok, non devo deambulare come un folle. Ok, quindi diciamo il mio spazio di competenza deve restare questo. Va bene. E dicevamo, punto di partenza. Il punto di partenza quindi è prendere la mira e isolare il nostro problema, scomponendolo in cause e in effetti. Questo è il tipo di lavoro che si dice albero dei problemi. Dobbiamo costruirci un albero dei problemi. Vi faccio vedere il più comune e noi diremmo a Roma sputtanato degli esempi, che no, non è questo, andiamo un pochettino avanti, che è questo qui, poi ci torniamo indietro. Questo esempio, su cui adesso ci soffermeremo un pochino, ce l'avete un po' distante, quindi vi aiuterò un po' io a leggerlo, è preso di peso dall'unico documento, dall'unico testo di riferimento per il project management del sociale, che è il manuale adottato dalla Commissione europea, cioè il manuale sul Project Lifecycle Management, An European Handbook. È un documento che trovate tranquillamente in rete, è stato tradotto in italiano dal Formez con questo titolo: Project Cycle Management, manuale per la formazione del 2002. È un atto interessante, perché ciò che vi sto dicendo naturalmente non è farina del mio sacco, e ci mancherebbe, non avrebbe nessun interesse. È una disciplina acquisita ormai ed è diventata materia comune almeno a livello europeo. Allora, se noi ci chiediamo com'è che poi ci chiedono di scrivere dei progetti, perché? Perché a livello europeo si è adottato ormai da lungo tempo, dal 98 almeno, una metodologia comune, che è questa del Project Lifecycle Management. Questo è l'esempio di albero dei problemi su cui tra pochissimo ci intratterremo insieme e su cui poi facciamo un'esercitazione. Però andiamo un momentino indietro. Indietro si andrà così, immagino, sì? Allora, il nostro lavoro è di questo genere. È la fase cosiddetta contemplativa, cioè in cui mi pongo di fronte al mio contesto
e comincia a farmi delle domande fondamentali. Comincia a chiedermi anzitutto quali sono le principali criticità che un contesto mi rappresenta. Adesso siamo su un piano un po' astratto, sappiamo che poi nella progettazione pratica non è così, cioè ho già, per il tipo di organizzazione in cui opero, presente un determinato set di problemi. Se mi occupo di disabilità, verosimilmente la famiglia dei problemi che prenderò in considerazione di un contesto tende a restringersi. Ma comunque, poniamo anche che il mio setting sia legato alla situazione delle persone con disabilità, constaterò sul mio contesto un certo numero di criticità. Per esempio, qual è il tasso di vita attiva delle persone con disabilità sul mio territorio? È basso? Voi sapete che l'Istat ogni anno fa un questionario multiscopo sulla partecipazione sociale degli italiani. Qual è il tasso di partecipazione attiva delle persone con disabilità in termini di ore di contatto esterno, di numero di relazioni, di partecipazione a gruppi, sostanzialmente quanto tempo sta fuori casa, qual è il suo tasso di partecipazione alle attività scolastiche, eccetera, eccetera. Allora, un mio primo problema potrebbe essere, qui bisogna alzare il loro tasso di partecipazione attiva. Un secondo problema potrebbe essere che accesso hanno a determinate terapie. Per esempio, andiamo su un caso specifico, c'ho molte persone che hanno una sindrome o dello spettro autistico, c'è sul mio territorio la competenza della comunicazione facilitata, delle comunicazioni aumentative alternative che potrebbero aiutarle molto nel percorso scolastico? Ci sono dei presidi di mediazione a scuola che possano aiutarli? O c'è soltanto quella che noi a Roma chiamiamo l'AIC, cioè l'assistente educativo culturale, che però non ha una formazione specifica? E quindi, ecco, avrò di fronte una serie di problemi, adesso ne nomino soltanto due. Farò una scelta. Comincerò a dire, io non posso occuparmi dell'universo mondo, perché il progettista non salva il mondo, così come nessuna organizzazione del terzo settore salva il mondo, ha fievoli, deboli strumenti per cercare di mitigare un problema molto specifico. E quindi comincerò a chiedermi, ma i problemi che ho di fronte, le criticità che ho di fronte, sono tra loro interrelate o sono entità sparse, sparpagliate sul tavolo? Può darsi che coglierò delle interrelazioni. Per esempio, potrò cogliere che forse la carenza di presidi di mediazione comunicativa linguistica impattano anche sulla loro partecipazione attiva. Allora, se risolvo quel problema, forse impatto, incido anche sulla loro partecipazione sociale. Perché? Perché quella criticità è una delle cause di un effetto, che è una cattiva partecipazione sociale. E quindi procederò in modo scompositivo. Capite quello che vi dicevo nella primissima definizione di progettazione? Cos'è la progettazione? Scomposizione in elementi finiti, in elementi più particolari. Si procede sempre, come dire, da distretti più generali a elementi più specifici. È un processo antintuitivo la progettazione, e questo ci costa una fatica del diavolo, perché viceversa noi ragioniamo molto spesso in modo intuitivo, cioè abbiamo la pensata, abbiamo l'idea che ci affascina. Fare il lavoro a ritroso della scomposizione analitico-deduttiva è faticoso, oggettivamente faticoso, però è anche produttivo, è una fatica che vale la pena fare. Quando noi avremo costruito la nostra rete dei problemi, ci dovrebbe venire fuori una roba di questo genere, più o meno, quando più, quando meno. Allora, questo è, immaginate che sia un reticolato da imprimere sul classico contesto di paesi in via di sviluppo, cosiddetto in via di sviluppo. Io mi occupo un po' di Tanzania, quindi vi racconto un po' l'esperienza della Tanzania. Non della Tanzania capitale, Dar es Salaam, la Tanzania dei villaggi rurali, delle aree insomma meno sviluppate. Che cosa ha costato in un contesto del genere? Ovviamente è costato, in Tanzania devo dire neanche troppo, ma in altre aree sì, che il tasso di mortalità infantile è molto elevato. Bene, partirò da questo. Ci riuscite un po' a vedere, a leggere, o proprio 00? 00. Allora ve lo leggo io magari. Certo. Sono tutte per voi. Allora io vi leggo rapidamente che cosa c'è scritto nei vari blocchi. Ovviamente il processo è, diciamo così, ascendente e discendente. Andando su livelli più bassi, scendo su un livello di matrice causativa, cioè di cause, salendo vado su un livello di effetti.
che costato. Partiamo dal distretto più ampio e più generale, mortalità infantile. Cos'è che genera a livello di causa un più alto tasso registrato di mortalità infantile rispetto ai paesi sviluppati, cosiddetti sviluppati? Per esempio, elevati tassi di infezione nei neonati e nei bambini. Bambini che subito dopo, diciamo, il parto, nei primi giorni e nei primi mesi, incorrono in infezioni. Incidenza di gravi complicazioni alla nascita, parti particolarmente difficili, parti in cui le complicazioni sono molte e non sono trattate con degli efficaci protocolli. Elevati tassi di infezioni neonatali dopo il parto, perché non ci sono magari dei protocolli tipici che noi utilizziamo qui per prevenire le infezioni della madre. Si scende sotto un livello ancora inferiore. Ciascuna delle tre criticità, che sono a loro volta un effetto, una causa dell'effetto principale della mortalità, hanno delle sottocause. Scorriamo la spina dorsale, così capite anche perché c'è una casella che io ho marcato in verde. Cos'è che mi determina in quel contesto un'elevata incidenza di gravi complicazioni alla nascita? Per esempio, la carenza di strumenti di diagnosi precoce. Cioè io non so, per esempio, non so banalmente se quel bambino si presenta podalico in tempo utile. Lo scopro veramente alla fine. Non so se quel bambino ha delle patologie tali da determinare una complicazione del parto. E perché ho questo tipo di problema? Capite che il lavoro del progettista in questo è quello del bambino che rompe le scatole, che dice perché, perché, perché. Noi dobbiamo fare così, dobbiamo chiederci i perché fondamentali, finché non siamo arrivati al livello di perché che ha per noi un formato trattabile. E mi spiego meglio. La complicazione nasce da diagnosticate in ritardo e non diagnosticate. Che, quali sono le cause? Sappiamo che nei contesti in via di sviluppo la frequentazione delle donne a strutture sanitarie attrezzate per il parto è molto bassa. Si privilegia, esattamente come succedeva in Italia fino a 40-50 anni fa, si privilegia la mammana, si privilegia diciamo, il parto tradizionale fatto nel villaggio. Questo genera una serie di complicazioni. Ma perché questa cosa succede? Succede per fattori culturali, quindi constatiamo, adesso stiamo sul livello più basso, una titubanza delle madri nel frequentare le cliniche, ma succede anche perché il mio contesto è caratterizzato da una particolare rarefazione delle strutture sanitarie, cioè ce ne sono poche sul territorio. O ce ne sarebbe in linea teorica un numero sufficiente, ma non sono facilmente raggiungibili per una questione di infrastrutture stradali. Stagione delle piogge, piove, le strade sono infangate, non sono asfaltate, non ci arrivi mai. Allora, adesso abbiamo esplorato la spina dorsale, ma questa scomposizione l'avremmo potuta fare scorrendo anche le due dimensioni a destra e a sinistra. Perché marco in particolare la casella verde? Perché a questo punto il progettista, che non è un individuo ma è una funzione della sua organizzazione, con la sua organizzazione deve compiere una scelta, cioè deve scegliere a che livello assestarsi, su che livello intervenire, qual è il tipo di criticità che ha un formato trattabile, che per lui è accessibile per il complesso di risorse che l'organizzazione ha, accessibile per il tipo di competenze che l'organizzazione ha, è accessibile per la dotazione finanziaria complessiva del proprio intervento. Verosimilmente, io sono una piccola ONG che opera in Tanzania, è difficile che possa mettermi in capoccia di ridurre da solo la mortalità infantile. È più probabile che il mio livello di competenza possa essere aumentare la frequentazione delle cliniche rurali come mio obiettivo, ma aggredire una causa in particolare, che è quella di natura culturale, perché magari la mia ONG è particolarmente esperta nel lavoro comunitario, perché sta lì da 10 anni, da 15 anni, da 20 anni e ha una forte accountability, una forte credibilità, è conosciuta, è presente nei villaggi, è stata con le mamme, ha fatto scuola ai bambini, quindi è un attore comunitario riconosciuto e quindi è capace di fare un lavoro di sensibilizzazione. Magari non ha le risorse per implementare una politica di infrastrutturazione sanitaria e costruire altri 5 ospedali, figuriamoci per gestirne poi la
per gestirli in futuro. Allora si assisterà la mia organizzazione su bassa frequentazione delle cliniche rurali e in particolare il progetto che realizzerà sarà un progetto di sensibilizzazione culturale, cioè orientato a contrastare una specifica causa che sono le resistenze culturali delle persone a frequentare le cliniche rurali. Bene, questa è tendenzialmente la metodologia che noi adottiamo sempre. Cioè noi ogni volta altro non facciamo che scomporre... Domanda? Altro non facciamo che scomporre le situazioni che ci sono poste di fronte fino a trovare il nostro livello di competenza. Però il tipo di scelta che compiamo non è solamente legata e determinata dal nostro ambiente interno. Sarebbe un approccio un pochino autoreferente che non ci occupassimo soltanto di ciò che siamo in grado di fare. Noi cerchiamo di orientare, di indirizzare delle scelte determinate anche da altri fattori. Capite che questa è una rete. Come dicevate voi, cos'è un progetto? È stare dentro una mappa, è costruire una mappa. Stare dentro una rete significa che le varie dimensioni problema che abbiamo individuato in qualche modo sono tra loro correlate. Allora io cercherò di posizionarmi e di intervenire su quel tipo di contesto problematico, su quel tipo di fattore, perché questa è un'analisi multifattoriale fondamentalmente, che è capace di influenzarne positivamente anche altre. Come dire, cercherò di mirare al tipo di cambiamento ottenuto il quale produrrò impatti sistemici anche su altri contesti. In questo caso non è che viene molto fuori, no, da questo esempio, cioè se io lavoro sulla resistenza culturale delle madri alla frequenza delle cliniche, è difficile che abbia impatto su altre dimensioni, ma ci sono altre aree problematiche che viceversa hanno più interrelazioni logiche. Se io faccio una campagna, per esempio, per la vaccinazione neonatale, ho degli effetti potenziali. Per esempio, entro in contatto con molte persone e quindi in qualche modo faccio un lavoro comunitario. E quindi il mio è un progetto magari strettamente e prettamente sanitario, ma con degli importanti e interessanti impatti sociali. Quindi, primo criterio, cercheremo di prendere in considerazione il progetto su cui noi possiamo con più efficienza muoverci, perché è congruente alla nostra base di competenze, risorse ed esperienze, ma anche sul tipo di contesto che possiamo muovere in modo più efficace, cioè producendo quei cambiamenti capaci di scaricare effetti positivi anche in altri contesti problematici, in altri tipi di criticità individuate. Ovviamente io posso legittimamente dire a questo punto che la mia finalità generale è abbattere la mortalità infantile. Però c'è una questione, voi capite bene che è vero che se io aumento la frequentazione delle cliniche rurali in qualche modo concorro a diminuire i tassi di mortalità infantile. Capite molto bene anche però che ridurre i tassi di mortalità infantile è il risultato di una serie di fattori molto ampi che io nel mio progetto non governo. Cioè deve esserci il concorso di una serie di altri attori sul territorio che convergono verso una finalità comune. E questa è, se volete, la differenza tra programma e progetto. Un progetto indirizza un obiettivo specifico che da solo deve essere in grado di assicurare con i propri mezzi e le proprie risorse, ma è sempre dentro un reticolato di finalità più ampie che sono di un programma, che quindi magari traguarda obiettivi più ampi, su cui però ci si deve muovere appunto nella famosa rete di cui noi straparliamo continuamente, ma la rete è questa. Cioè noi dobbiamo muoverci in rete essenzialmente perché la realtà è reticolare, non perché è, diremo, a Roma fa figo. Ci muoviamo in rete perché la realtà è collegata in questo modo, è necessario. Se voglio produrre un obiettivo, se voglio raggiungere un obiettivo che non sia modestissimo, che non sia strettamente legato alla... sapete, a volte contrastare le criticità sociali è come affrontare le mitragliatrici con le baionette. E noi molto spesso siamo persone che vanno con le baionette contro le mitragliatrici, da tutti i punti di vista. Allora, l'unico modo per potenziare la capacità di impatto delle nostre iniziative e produrre, come dire, un adeguato aggregato
solamente un'aggregazione di forze riesce a produrre impatti significativi e quindi a produrre dei cambiamenti. Perché capite che non è molto rilevante che io faccia sensibilizzazione. A me non me ne frega molto che le donne frequentino le donne, a me frega che i bambini muoiano di meno. E io devo governare il mio obiettivo specifico, ma devo sempre sapere che il mio vero obiettivo è che ci siano meno bambini che muoiono. E questo non posso farlo da solo. Domande? Vogliamo fare un passaggio, osservazioni, commenti? Possiamo fare un microfono? Chi si è preso il microfono? Prova? Ok. Potremmo già avanzare delle proposte per creare sinergia fra l'idea progetto e l'attuazione di ciò? Oggi? No, adesso, seduta stante. Sì, sì. Ma tra voi? Cioè all'interno d'aula? No, consiglio di procedere con un po' più di lentezza, cioè faremo un'esercitazione tra pochissimo. Ok. E l'esercitazione potrebbe essere il contesto su cui vi misurate. Io direi di partire dal basso, cioè cominciamo a scomporre i problemi. Che ore sono? Ancora 5 minuti, d'accordo. Allora, è chiaro come funziona questo quadro logico? Questo non è il quadro logico, come funziona questo albero dei problemi? È semplice comprenderne il funzionamento, è molto complicato realizzarlo. Ragion per cui tra breve facciamo un po' un'esercitazione in sottogruppi. Come scriviamo, come formuliamo il nostro albero dei problemi? È molto bello e conforta molto il nostro desiderio di coerenza logico l'albero dei problemi. Pone però in essere un problema fondamentale. La analisi di un contesto sociale non è un lavoro obiettivo e non è il frutto di un approccio semplicemente quantitativo. Il modo in cui io analizzo un problema è il risultato di assunti, a volte teorici, valoriali, di volta in volta diversi. Il modo in cui un'associazione analizzerà il problema del consumo di sostanze sarà completamente diverso dal modo in cui lo assumerà e lo svolgerà un altro tipo di organizzazione. Le nostre missioni, le nostre visioni, i nostri assunti valoriali imprimono una direzione precisa all'analisi che facciamo dei contesti. Questo è un dato da tenere ben presente, perché ecco, questo è un limite di questi strumenti logici, che sono fin troppo logici, cioè peccano a volte in eccesso di razionalizzazione. La verità è che noi sappiamo che viceversa l'analisi di un contesto sociale è sempre la convergenza tra un impiego di strumenti, è un processo euristico, va, cioè utilizzo delle griglie logiche, ma in realtà metto in gioco anche degli assunti e delle mie comprensioni. Prego. Vorrei dire una cosa in merito a questo. Sì. In effetti, in fase quindi quando si inizia a progettare, quando si individuano i presupposti comuni di progettazione, vorrei riflettere